Il meteo vi è offerto da... Ben ritrovati da tutto lo staff di meteoincalabria.it. La goccia di aria fredda in quota che da ieri apporta instabilità a tratti anche temporalesca sulla nostra regione sta definitivamente allontanandosi sulla Grecia, colmandosi gradualmente. In questa fase però continua a convogliare su di noi aria fresca da nord capace di produrre ancora qualche residua pioggia soprattutto nella prima parte della giornata. L'allontanamento dell'aria instabile in ogni caso favorirà la rimonta di un promontorio anticiclonico che garantirà una domenica soleggiata e mite. Analizziamo quindi nel dettaglio le previsioni del tempo sulla Calabria per le prossime ore. Nella notte tra venerdì e sabato e fino al mattino, cieli regolarmente nuvolosi con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio temporale, soprattutto sui versanti ionici del Cosentino, nelle sue aree interne e sul Crotonese. Qualche piovasco anche su Vibonese e Regino Tirrenico. Altrove i fenomeni, pur possibili, saranno poco significativi. Nel pomeriggio veloce miglioramento ovunque. Saranno presenti ancora nubi sparse, ma la possibilità di piogge sarà bassa e confinata solo alla Sila Greca e Serre Vibonesi. Per sabato ancora da segnalare la possibilità di venti forti su Crotonese, pedemontane ioniche regine e aree del Pollino, mentre le temperature rimarranno fresche sempre sotto media. Domenica cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in rialzo sia le minime che le massime su valori che finalmente rientreranno in media o poco al di sotto d'esse. Analizziamo adesso lo stato di mare e venti. Oggi sia i bacini centrali e meridionali del Mar Tirreno, sia lo Ionio Crotonese e del Basso Cosentino risulteranno molto mossi. Gli altri bacini invece saranno mossi. Venti generalmente dai quadranti settentrionali moderati, forti localmente sul Crotonese. Domenica il Tirreno e lo Ionio Crotonese del Basso Cosentino saranno mossi. Altrove il mare si presenterà poco mosso. In ogni caso tutti i bacini durante la giornata vedranno diminuire velocemente il loro moto ondoso, divenendo ovunque poco mossi. I venti tenderanno a divenire dal pomeriggio da maestrale debole sul Tirreno, di direzione variabile sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi invito a visitare la nostra pagina www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria, su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace. Vi ringrazio per la cortese attenzione e auguro a tutti voi un felice weekend.